Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe della Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Oggi è nato per voi il Salvatore. L'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questa notte è nato per me, per te, per noi, un bambino che è il nostro Dio Salvatore. È nato per me, è un dono d'amore per me, per ciascuno di noi. Un bambino è sempre un dono d'amore, o almeno dovrebbe esserlo sempre. Ma questo bambino è il Dio che si fa carne e pone la sua abitazione in mezzo a noi, per sempre. Lo sentiamo questo amore di Dio per ciascuno di noi? Questa grande gioia, come dice l'angelo ai pastori? Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. In cielo questa gioia si sente, ci dice l'Evangelista, e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Dio ama gli uomini, ci ama, ti ama, mi ama. Purtroppo siamo noi che spesso ci dimentichiamo del suo amore e dimentichiamo di amarci, ma Egli continua ad amarci, lo stesso. La benedizione di Dio su di noi però non si cancella. Sulla terra pace agli uomini che Egli ama.